Con un affollatissimo incontro pubblico svoltosi a Barga presso la sede dei donatori di sangue Frates, già Sala Colombo, è partita la raccolta fondi per dare un aiuto concreto alle famiglie colpite dalla frana di Piaggia Grande. Un modo per far sentire tutta la vicinanza e la solidarietà della comunità barghigiana a coloro che sono stati così duramente colpiti e che hanno perso tutto. L'incontro, alla quale hanno partecipato numerose associazioni e comuni cittadini, ha visto anche la partecipazione di alcuni esponenti delle famiglie Marchi. Il tema della serata era di come dare il via alla gara di solidarietà. Per primo Luca Galeotti, direttore del giornale di Barga, organo promotore dell'iniziativa, dopo aver sottolineato che Barga in ogni occasione si è sempre dimostrata all'altezza della sua storia, ci ha sottolineato che in realtà questa è un'iniziativa che è partita dai privati cittadini, uno su tutti il dottor Enzo Simonini di Barga, e è stata raccolta dal giornale che più di una volta, quando c'è stato bisogno di dare una mano, si è fatta avanti per promuovere, essendo la voce del territorio, per promuovere questa iniziativa. Quindi ci sono delle famiglie in difficoltà, famiglie che hanno perso tutto, una frana si è portata via tutto quello che avevano. Barga vuole fare sentire, rispettando quella che è la tradizione di solidarietà di questo paese, vuole fare sentire che c'è, e quindi si è mobilitata per dare una mano a questa gente. Stasera qui alla Sala Colombo la dimostrazione che questo si può fare, che Barga c'è, e quindi un invito a tutti a dare una mano per aiutare le famiglie di Piaggia Grande. Marco Bonini, sindaco di Barga, ha aggiornato i cittadini sull'attuale situazione del movimento franoso in Piaggia Grande, ma soprattutto la sua presenza aveva lo scopo di dare appoggio all'iniziativa popolare, patrocinandola fin da subito, quindi possiamo dire che Barga c'è. In un momento di difficoltà Barga si è mossa subito, la serata di stasera ne è una testimonianza. Molti cittadini, proprio spinti dalla solidarietà di dare e dalla voglia di dare un aiuto a queste famiglie, hanno iniziato a telefonare al comune, al giornale di Barga, a chiacchierare fra loro, a mettere dei post su Facebook per far capire che erano disponibili, che c'era la voglia di dare una mano. Stasera lo abbiamo visto con questa riunione, in poche ore tante persone si sono ritrovate qua alla Sala Colombo, e direi che tutte le idee che sono state proposte, tutte le idee che sono venute fuori, sono tutte valide per dare una mano a queste famiglie. Quindi nella disgrazia, voglio dire, perché chiamiamola in questo modo, anche se fortunatamente già dobbiamo essere contenti che non ci siano feriti o vittime in quello che è successo, perché potevano benissimo esserci, c'è la voglia di dare una mano, la voglia di ripartire, la voglia di ricostruire e di aiutare questa famiglia che, insomma, ha avuto una perdita importante con questa abitazione e col terreno che c'è intorno. La solidarietà nei confronti di queste famiglie si è già concretizzata fin dalle prime ore dell'evento con iniziative personali di alcuni cittadini. Ora tocca a tutta la comunità. È il momento di mettere insieme tutta l'energia e la tradizione di solidarietà della comunità e magari allargando all'intera Valle del Serchio questa campagna raccolta fondi. Di fatto possiamo dire che si è messa in moto a tutti gli effetti la gara di solidarietà. Infatti le iniziative sono molte. Tanti commercianti che raccoglieranno le offerte in modo tradizionale. Ci saranno spettacoli teatrali e musicali. Il sindaco di Barga ha dato già la disponibilità del Teatro dei Differenti. Una volta verificata la possibilità, il comune di Barga ha messo a disposizione un nuovo conto corrente bancario dedicato. È un conto molto utile, a disposizione di tutti, i barghigiani residenti all'estero, le aziende che vorranno aderire. Probabilmente il conto verrà utilizzato anche per le tante iniziative collaterali, oltre a quelle che abbiamo già nominato. Come già abbiamo sottolineato, alla serata hanno partecipato alcuni appartenenti delle famiglie colpite dalla maledetta frana, tra cui Paolo Marchi, che nonostante tutto trova qualcosa di buono in quello che è accaduto. Abbiamo tanti amici, in questi casi ho capito che ho tanti amici che mi vogliono bene, perché mi hanno dato mano dal giorno della frana fino ad ora. Vengono anche senza chiamarli, vengono a darci una mano, a aiutare a svuotare l'edificio o qualsiasi altra cosa che abbiamo bisogno. Nonostante tutto, in qualche modo è andata anche bene. Sì, è andata molto bene, perché io lì ci stanno i miei genitori che sono nati nel 35 e nel 38, hanno un'età, e poi, se non ce ne accorgevano, portarli via la notte
con le crepe che si formavano e i movimenti e cose che non hanno l'attività motoria come ce la posso avere io, era impossibile portarli via. Veniva una cosa fuori dal normale. È andata bene che durante il giorno si sono strappati i tubi dell'acqua, sono banali i tubi dell'acqua, però ci hanno dato l'avvertimento. E dopo quell'avvertimento lì noi abbiamo preso le gambe e poche ore dopo si vedevano già i cambiamenti del terreno. Una curiosità, ma quella casa chi l'ha costruita? Perché ha retto in maniera straordinaria a tutto quello che è capitato. L'ha costruita gli sforzi di mio babbo, di mio zio e di mio povero nonno. L'hanno costruito con il loro sudore e quel sudore ha retto, ha fatto da collante. Quelle bozze non hanno una crepa, le porte anche oggi abbiamo messo la chiave, girato la chiave e siamo entrati. Le finestre aprono tutte e dentro è tutto uguale. Pende, non so quanto pende la torre di Pisa, ma la nostra ora lì pende 19 cm il metro. E starci dentro diviene il volta stomaco. Nei bar, nelle pasticcerie, nei negozi, ristoranti o in qualsiasi altro luogo, quando trovate questa immagine vuol dire che è un punto di raccolta certificato, quindi partecipate tranquillamente all'iniziativa. Per chi volesse donare per mezzo del bonifico bancario, questo è l'IBAN del conto corrente. IT 26 M come Milano 05034 70101 9 volte 0, per concludere 569. La causale da indicare è raccolta fondi Piaggia Grande. Altre informazioni sono disponibili presso il Comune di Barga o il Giornale di Barga. Da non dimenticare che qualsiasi idea è buona e può essere realizzata per contribuire a questa gara di solidarietà che ha lo scopo di permettere alle famiglie di Piaggia Grande di ricominciare a rialzare la testa e di ripartire un cammino che, dopo la frana, inizia purtroppo da zero.